Benvenuti cari amici di MobileOS.it, siamo qui in compagnia di WeCall NE3. Guardate che carina questa cover che ci mette le notifiche in una posizione e in una modalità davvero innovativa. Orario, chiamate perse, messaggi, specialità della batteria, mail, poi arriverà anche WhatsApp eccetera in questa posizione. Posso anche toccare e praticamente, vedete, mi dice apri la cover. Come apro la cover mi entra praticamente nelle chiamate che ho perso. Davvero interessante. Usciamo e questo è il WeCall NE3, un prodotto che si presenta con un display a 5 pollici, Android Marshmallow, versione quad core da 1.3 GHz, dual SIM, 8 megapixel per la fotocamera posteriore con flash LED, qui sotto lo speaker, 5 megapixel invece per la fotocamera frontale, 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Abbiamo detto Android Marshmallow, andiamo effettivamente a controllare. Ah ok, qua mi chiede la password per entrare. Facciamo una cosa, proviamo a vedere se quest'altro affianco invece ci permette di accedere alle impostazioni. No, niente, non posso per la password, vabbè, quindi non possiamo andare. Vabbè, per quanto riguarda però il software, è praticamente il classico di Wico, è Marshmallow, quindi questo ci è stato confermato. Andiamo nei messaggi, vediamo un attimino anche la tastiera, eccola qua, la classica di Android 6. Poi per il resto direi, beh, cose classiche, purtroppo non posso connettermi e quindi non posso far vedere come funziona Chrome perché è bloccata la connessione. Insomma, questo è quanto, WeCall NE3, prodotto che poi tratteremo meglio nell'articolo, vi diremo anche magari uscita, prezzo e quant'altro. Per il momento questo è tutto per WeCall NE3 dallo stand di WeCall.